adorata. Mi sei mancata così tanto. Kupka! Te lo prometto, amore mio. Non ci separeranno mai più. Ma chi li prende? Thank you.
Sei tu, Ultima. Cosa vuoi? La tua anima è lordata dall'inutile volontà umana. Eppure la tua brama di potere non vuole attenuarsi. Ad ogni sorso che fai, tu cresci in forza. E presto raggiungerai la perfezione. Non so di che stai parlando. Tu ci accetterai, Mythos. È inevitabile. Sei stato creato per questo scopo e dovrai presto adempirvi. Mai! Consapevolezza. Capiamo. La volontà umana è così inconsistente da non esistere in isolamento. Mitighi la sua debolezza intrecciandola con la tua consapevolezza. Pensavamo bastasse privarti della volontà per reclamare il nostro ricettacolo. Sembra che prima dovremmo recidere ogni filamento di consapevolezza che la sostiene. Non importa. Non è ancora giunto il tempo di creare un nuovo mondo. Noi mediteremo. Grazie, Joshua. Non è possibile comandare il potere dell'etere affogando nel suo flusso. Come non è possibile vincolare le onde ergendosi sul mare. Pensavo che Hugo fosse più saggio, ma a quanto pare era soltanto l'ennesimo stolto. Titano era forte. Vostra maestà. Ma Mythos lo è di più. Per 5 anni è vissuto soltanto per vendicarsi. Aggrappandosi a una fantasia, anche se lo trascinava nell'abisso. Non si può cambiare la propria natura con un atto di volontà. Solo l'Onnipotente può farlo. Hugo Kupka. L'uomo che ha dato la vita per la testa di una donna. Uno sciocco, come tutti gli altri. La morte di un cristallo madre è una cosa così bella.